La trasformazione digitale, grazie alle nuove tecnologie e all'intelligenza artificiale, trasformerà profondamente nei prossimi anni tutto il gruppo Intesa San Paolo, a partire dalle filiali con il progetto EasyTech, la nuova piattaforma informatica del gruppo. Per gestire il cambiamento, la FABI, con le altre organizzazioni sindacali e l'azienda, ha siglato un accordo sindacale importante che prevede l'ingresso di 3.500 giovani con assunzioni a tempo indeterminato. 2.000 saranno a tempo pieno, mentre 1.500 a tempo parziale con contratto ibrido saranno destinate esclusivamente al supporto delle filiali. Anche 50 contratti in scadenza saranno stabilizzati. È un risultato significativo che assicura il ricambio generazionale a fronte di 4.000 nuove uscite su base volontaria, con pensionamenti incentivati o prepensionamenti tramite il fondo di solidarietà del nostro settore. Questo accordo, oltre a rispondere all'esigenza di chi vuole uscire prima dal lavoro, tutela anche i colleghi che resteranno chiamati ad affrontare il cambiamento. L'accordo evidenzia l'importanza della formazione per la riqualificazione delle persone e fissa le linee guida per individuare nuovi percorsi formativi e nuove modalità di fruizione. Viene confermato l'obiettivo di estendere smart working e settimana corta a tutti i colleghi di filiale. Per migliorare il benessere in azienda sono previsti progetti a tutela della salute che saranno definiti in un prossimo accordo. Un nuovo comitato sulla trasformazione digitale avrà poi il compito di monitorare nel tempo gli impatti delle nuove tecnologie sulle persone. Vediamo in sintesi chi potrà uscire. Entro il 25 novembre potrà fare domanda di pensionamento chi ha già maturato il diritto e chi lo maturerà nel 2025. In questi casi, ad integrazione del TFR, è previsto un incentivo economico pari al mancato preavviso, oltre a 2/12 della RAL, se l'adesione sarà inoltrata entro l'11 novembre. Chi matura il diritto pensionistico nel 2026 potrà scegliere se aderire al pensionamento incentivato oppure uscire prima con il fondo di solidarietà. Potrà aderire al pensionamento anche chi matura il diritto con quota 100, 102, 103 e opzione donna. Chi matura il diritto alla pensione dal 2027 entro fine 2030 potrà invece andare in prepensionamento tramite il fondo di solidarietà. La domanda va inoltrata entro il 25 novembre secondo le istruzioni pubblicate sul portale People. L'ultima data di uscita è fissata al 31/12/2027. L'azienda, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà comunque anticipare l'uscita in una delle date indicate nell'accordo. Se le adesioni saranno superiori a 4.000, verrà definita una graduatoria che considera prima il diritto alla pensione e, a parità di questo, la maggiore età anagrafica. Sono previste delle priorità per i titolari di legge 104, articolo 3, comma 3, per se stessi, per le persone con invalidità non inferiore al 67% e per chi aveva già aderito all'accordo del 2021 ma non era entrato in graduatoria. In questo caso la domanda dovrà essere ripresentata. Infine, eventuali ferie, ex festività e banca ore non fruite dai colleghi che usciranno saranno donate alla Banca del Tempo. Per maggiori dettagli e assistenza è possibile, come sempre, rivolgersi al proprio sindacalista Fabi di fiducia.